Banco alimentare di Rete Veneta Sant'Artemio, non solo pasta, riso, latte e passata di pomodoro nella borsa, ma anche prodotti per la pulizia della persona e della casa, alimenti freschi come lo yogurt, tanto richiesto soprattutto dai più piccoli, e una sorpresa come la pizza. Oggi c'è l'igiene per intimo e l'igiene per la casa. Molto intimo, oggi è stato gettonato, hanno preso dentifrici, saponi, deodoranti, guardate, hanno portato tantissimi deodoranti. E soprattutto i yogurt, abbiamo dato più di 500 yogurt e sono le 14 e sono già andati via 500 yogurt. Pensate che marea di gente viene a prendersi la borsa della spesa. Anche questa settimana oltre 250 famiglie di diverse nazionalità si sono rivolte al banco gestito dall'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, che sta diventando via via che il tempo passa non solo un punto di distribuzione di generi alimentari e vestiti, ma anche una struttura in cui trovare incoraggiamento e sentirsi accolti. Quello che notiamo sulle persone che vengono, che sono sempre più tranquille, si sentono a loro agio e questo ci fa molto piacere. Devo ringraziare i volontari che mettono proprio queste persone senza nessun problema a loro agio.